Buongiorno, sono Laura Antichi. Stamattina vi voglio presentare una lavagna interattiva online che mi sembra un'ottima soluzione sia per la didattica ordinaria che per quella dell'emergenza. Si chiama Aua OAP, questa lavagna, vedete, innanzitutto. Non è necessario registrarsi, questo è un grande vantaggio. Può essere quindi fruita liberamente. E io mi sono registrata per vedere se offrisse delle opportunità in più con la registrazione, ma non mi pare che sia così. L'interessante è che questa lavagna la posso condividere in scrittura, cioè di permettere a tutti di editare, oppure posso decidere di fare che gli utenti la vedano soltanto, oppure di condividerne una copia con ciascun utente da me scelto. Offre un link che potrò mandare ai miei utenti, alle persone per collegarsi alla lavagna e per invitarli. L'interessante è anche che può essere embeddata nei siti e quindi permettere agli utenti che sono collegati ad una piattaforma di scrivere e quindi interagire con questa lavagna. Quindi questa cosa è molto interessante. Quando aprite la lavagna, qui inserite il titolo della vostra lavagna. La lavagna la potete esportare in PDF oppure come immagine che vi rimanga da documentazione di una sessione di lavoro. E la lavagna permette una serie di strumenti. La prima freccia è quella della selezione, la seconda è quella del cancella, e con il terzo bottone della tavolozza scelgo il colore che mi permetterà poi la scrittura, ad esempio, sulla lavagna oppure di disegnare sulla lavagna, ad esempio con la penna. Con la penna scelgo poi l'ampiezza, la grossezza della penna. Ok, scelgo penna. Ok, poi posso sempre scegliere l'evidenziatore, il marker. Ok, ho scelto quel colore, potevo scegliere anche giallo. Adesso cancello il marcatore e cancello con la freccia sempre del cancella l'altro segno che avevo fatto. È possibile comunque cancellare anche utilizzando la gomma. Questa è la gomma. Poi ho la possibilità di inserire dei rettangoli, ad esempio delle figure. Questo lo cancello, sempre con lo strumento adatto. La possibilità di inserire un testo. Ecco, qui scrivo il mio testo, ad esempio. Ok. Che ho la possibilità di duplicarlo o di cancellarlo. Questo è il mio testo. Questo testo lo posso poi muovere, come vedremo, con questa funzione della manina. Mi fa muovere tutto quanto, però se volessi operare su questo testo vado sempre a funzione select e seleziono il testo e vedete che ho le
tutte le operazioni disponibili, il duplicate, il delete, il copy, il paste, eccetera. Quindi abbiamo la scrittura, poi posso lasciare dei post-it qui, esempio. Su cui scrivere, anche questo ora lo cancello. Ok, poi ho la possibilità molto interessante con il più di mettere sulla lavagna un'immagine, un PDF, un PowerPoint. Per quanto riguarda il PowerPoint, l'ho provato e ogni slide corrisponderà, una volta che l'ho uploadato, ogni slide corrisponderà a una pagina, sarà su una pagina, vedete che qui ne avevo uploadato uno che poi ho cancellato, erano 18 slide e mi aveva fatto 18 pagine. Posso uploadare un PDF, come vi dicevo, e posso anche mettere un'immagine, metterò adesso un'immagine qualsiasi dal mio computer. Apri, ecco, l'immagine la posso poi rimpicciolire, ecco, e poi posso fissare l'immagine in maniera che non si muova, share, place image. Nella parte destra abbiamo il più della visualizzazione, il meno e soprattutto, come avevo fatto vedere prima, la parte che corrisponde alla manina che mi permette poi di spostare quello che ho fatto e che mi corrisponde con questo tasto, sempre andando con lo strumento, posso selezionare questo tasto con le freccette, posso selezionare e quindi riavere le utility rispetto a questo oggetto che sono il duplicate, il delete, il copy, il paste e il blocco. Ok. Un'altra interessante funzione è quella della chat. E qui potete interagire con gli utenti scrivendo dei messaggi. Ad esempio, scrivete pure su questa lavagna. Invio e vedete che il messaggio è stato quindi uploadato nella chat. Volevo anche mostrarvi un'altra cosa che l'ho inserito che ho inserito questa lavagna in Moodle per farvi vedere l'effetto. Ecco, questa è la lavagna che ho inserito in Moodle, nel corso Moodle. Mi dava la possibilità anche di avere un QR code che ho inserito, quindi gli utenti, potrei inviare anche agli utenti il QR code per comunque collegarsi alla lavagna. Ecco la lavagna che riporta tutto ciò che è nominata prove didattica a distanza e che ha preso tutto ciò che avevo scritto online fuori dalla piattaforma Moodle, la piattaforma Moodle, e naturalmente chi ora sono dentro come utente anonimo e anche qui posso comunque fare tutte le operazioni, vedete? Uploadare, fare tutte le operazioni che vi avevo mostrato sul sito.
dai, uploadiamo un'immagine, un'altra immagine. Ad esempio, io come utente proprio anonimo rimpicciolisco l'immagine, la posso fissare oppure cancellare, la cancello adesso per lasciare spazio agli altri utenti. Ecco, questo è tutto, mi sembra un'ottima soluzione da adottare per le classi. Arrivederci.